Buongiorno ragazze, eccomi finalmente tornata con un video che mi richiedete in tantissime, ovvero la morning routine. Dopo mesi finalmente sono riuscita a registrare un video aggiornato. La prima cosa che faccio appena mi sveglio è stare semplicemente sdraiata a guardare il soffitto, un paio di minuti mi ci vogliono, poi prendo il telefono, mando il buongiorno a Ste perché lui si sveglia sempre prima di me, guardo un po' i miei social, quindi Instagram oppure YouTube, controllo le mail e poi con calma mi alzo per iniziare la mia giornata. In queste ultime settimane sta facendo non più così caldo e quindi dormiamo con le finestre aperte. Vado però ad aprire per bene le ante e la prima cosa che faccio prima di fare colazione, prima di andare nelle altre stanze, è quella di fare arieggiare la stanza. Quindi porto il lenzuolo in fondo al letto, così gira per bene l'aria, le lenzuola prendono insomma un po' di aria pulita e poi vado in bagno ed apro tutte le finestre della casa. Quindi parto proprio dal bagno e faccio girare anche l'Ilaria. Anche se fa caldo, mi piace comunque tenere le finestre aperte proprio per far girare l'aria e per far entrare quanta più luce possibile. Adoro la casa super luminosa e anche se facendo in questo modo entra più caldo, non riesco a non farlo, quindi puntualmente vado ad aprire tutto ante, spalanco le finestre proprio perché mi piace la luce del sole. E durante la mattina, nella parte, in questa zona della casa, quindi nella zona notte dove ci sono le camere, il sole picchia tantissimo, quindi la casa è davvero super luminosa. Poi vado in cucina e anche in cucina ovviamente alzo la tenda che tra l'altro mi si è rotto il filo, quindi devo farlo sistemare e poi finalmente sono pronta per fare colazione. Stamattina mi sono preparata questo cappuccino con la macchina del caffè. È un cappuccino non super buono in realtà perché non fa tantissima schiuma ed essendo una capsula soltanto, quindi non essendoci il latte a parte, non è proprio come il cappuccino del bar, però non è comunque male. Stamattina ho deciso di mangiare questi biscotti integrali della Misura che mi piacciono davvero molto. Ne mangio circa 5 ogni mattina, poi dipende da quanta fame ho, però solitamente dai 3 ai 5 biscotti li mangio sempre, se non qualcheduno di più. E visto che oggi era una bella giornata, sono uscita in giardino a fare colazione con Gioia. E dovete sapere che lei adora stare su questi divanetti. In giardino, la mattina appena si alza, chiede subito di uscire per mettersi tranquillamente sul divano. E sta lì tutta la mattina e dopo aver fatto colazione mi coccolo un po' a Gioia. Fatto questo, porto la tazza in cucina e mi preparo, o meglio, mi bevo un bicchiere di succo di frutta. La mattina mi piace tantissimo, specialmente in estate, bere un bel bicchierone di succo di frutta. E una volta completata per bene la mia colazione, che è iniziata molto molto lentamente, vado a riordinare la cucina perché la sera prima l'abbiamo lasciata un po' in disordine, quindi sono andata a sistemarla per bene, ad asciugare tutte le pentole che avevo lavato la sera prima ma che non avevo messo via. Poi sono andata a caricare la lavastoviglie con le cose che abbiamo utilizzato questa mattina per fare colazione e poi sono andata in bagno a lavarmi il viso con questo gel illuminante di Pixi. Lo sto utilizzando da diverse settimane e mi piace molto. Lo vado a stendere su tutto il viso leggermente inumidito, lo massaggio per bene, mi concentro sul naso, sulla zona T e poi vado a risciacquare con acqua tiepida.
Passo poi al tonico e vado ad utilizzare questo alla rosa di Pixi. Sono mesi che lo sto utilizzando mattino e sera, mi piace molto e l'ho ufficialmente terminato. Come vedete era proprio l'ultima goccia, infatti proprio l'altro giorno l'ho finito. Poi passo la crema idratante, l'utilizzo questa di Clinique che ragazza è fantastica, mi piace un sacco. L'applico su tutto il viso, la vado a stendere insomma con le mani e poi vado a lavarmi ovviamente i denti dopo aver fatto colazione. E poi vado in camera da letto a rifare il letto, quindi metto per bene anche tutti i cuscini perché adoro il letto pieno di cuscini, quindi vado a riorganizzare insomma la camera da letto e una volta che la camera da letto è bella in ordine sono molto più in pace con me stessa, perché se vedo il letto disfatto mi viene voglia di rimettermi a letto, invece se è ordinato non ci salgo praticamente più. Poi prima di mettermi all'editing mi sono accorta che la scrivania era leggermente impolverata, quindi ho preso un panno. Questo panno lo trovo molto comodo e pratico quando voglio fare una pulizia super veloce delle superfici, di alcune superfici, non di tutta la casa. Quando devo fare delle piccole pulizie veloci utilizzo queste salviette che sono davvero fantastiche. Ho passato leggermente anche la zona trucco perché anche lei era un po' impolverata e dopo ho passato l'aspirapolvere. Una cosa che mi è venuta in mente quella mattina, non so perché, è stato quello di spostare il tappeto. Il tappeto prima era in centro alla stanza, però con la sedia della scrivania puntualmente ci prendevo sempre dentro, facevo fatica insomma a spostare la sedia, quindi ho provato e poi alla fine è rimasto così, a mettere il tappeto sotto la vanity table, sotto insomma la zona trucco come state vedendo adesso. E alla fine devo dire che questa soluzione mi piace molto e quindi alla fine l'ho lasciata così. Fatemi sapere se vi piace qua sotto nei commenti. Fatto questo, già che c'ero ne ho approfittato e ho passato anche il lavapavimenti della Folletto, perché molto spesso me lo chiedete, utilizzo il Folletto per passare l'aspirapolvere e per lavare i pavimenti di tutta la casa. Fatto questo mi sono preparata perché poi dovevo uscire. Come base ho utilizzato questa BB cream super leggera di L'Oreal che vado a stendere su tutto il viso con le mani, infatti è velocissima da applicare. Poi utilizzo il correttore illuminante Boeing di Benefit, vado a fissare il tutto con una cipria della MAC che è pazzesca, metto il blush leggermente illuminante di Pixi, vado a fissare le sopracciglia con il Gimme Brow di Benefit e poi sono passata al mascara perché volevo uno sguardo comunque super naturale. Mi sono concentrata sulle ciglia, questo mascara di Estée Lauder è pazzesco perché fa delle ciglia davvero super voluminose, guardate l'effetto, è fantastico. E poi sono passata le labbra utilizzando questa tinta labbra di L'Oreal super luminosa. Fatto questo mi sono messa all'editing perché dovevo consegnare un video entro la giornata, quindi mi sono messa a lavorare una mezz'oretta, 40 minuti al computer e poi mi sono preparata perché dovevo uscire a fare delle commissioni. Stamattina ho deciso di indossare un crop top a maniche corte e degli shorts a vita alta in jeans, un look super comodo. Poi ho aggiunto anche una catenina a girocollo con le stelline per rendere il look ancora più carino, per questa catenina la sto adorando. E nulla ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale. Un bacione, ciao!